Siamo abituati, ma in una modalità non meno reale e non meno efficace, ecco, ci ritroviamo a fare comunità, a fare Eucaristia per vivere la prima domenica dopo la Pentecoste, perciò la prima domenica che segna la ripresa del tempo ordinario. Ma la liturgia ha voluto collocare proprio in questa domenica 7 di giugno un'altra festa, un'ulteriore festa, la solennità della Santissima Trinità. In realtà noi abbiamo già fatto esperienza di questo mistero nel corso della Pasqua, perché è del tempo di Pasqua, perché Trinità significa Padre, Figlio e Spirito Santo. E la Pasqua, il tempo di Pasqua, ci hanno portato a contatto col mistero di un Dio che ama tanto l'uomo da rendersi presente nel Figlio, un Figlio che diventa uomo realmente e al punto tale abbraccia l'umanità, al punto tale da vivere anche la prova più grande, quella della sofferenza, della croce e della morte. Questa straordinaria dinamica di relazione tra il Padre e il Figlio, un Dio che si fa carne e comincia a camminare con l'uomo, non rimane lì conclusa, non rimane come una piccola parentesi, ma segna la nostra vita, cambia il senso, il percorso dell'umanità, perché quell'amore tra il Padre e il Figlio poi si traduce nella colomba dello Spirito Santo, dono d'amore che viene riversato su tutti noi ed è quello che abbiamo celebrato domenica scorsa, solennità di Pentecoste. Ecco, la liturgia di oggi ci invita a sostare ancora una volta su questo mistero, come dire, tracciamo un percorso, un bilancio, una sintesi ancora una volta su ciò che abbiamo vissuto in questo periodo del tempo di Pasqua e perciò oggi probabilmente diremo e ripeteremo ancora cose che abbiamo detto in queste settimane sul senso dell'incarnazione e sul mistero di Dio fatto uomo e soprattutto sul senso dello Spirito Santo, dono d'amore riversato su tutti noi. Forti di questo Spirito Santo, ci rivolgiamo al Signore in tutta sincerità, mettendo nelle sue mani le fatiche, le durezze di questa settimana, le fragilità, gli errori, le incertezze, i tanti pensieri, le tante ansie. Ci lasciamo avvolgere dal suo abbraccio di misericordia. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Insieme diamo gloria al Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare a tutti gli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Tutti noi cristiani, chiunque desideri con cuore sincero vivere un'esperienza di fede, alimentare la propria spiritualità, trovare un canale di comunicazione con Dio, ecco, custodisce un desiderio, è il desiderio che abita tutti i nostri cuori, e c'è quello di credere in un Dio che non sia un Dio indeterminato, che non sia un Dio lontano, che non sia un Dio indifferente, che non sia un Dio che ci guarda dall'alto con sospetto. Ma tutti noi nel momento in cui ci rapportiamo a Dio, lo vogliamo, lo vorremmo e lo vogliamo, come un Dio vicino a noi, come un Dio che ci capisca, come un Dio che cammini con noi, in mezzo a noi, che possiamo davvero invocare quando viviamo le nostre fatiche, le nostre crisi. Ecco, questo desiderio di alimentare questo tipo di rapporto con Dio segna anche tutta la storia dell'Antico Testamento. Questa sera abbiamo ascoltato un brano appunto tratto dal Deuteronomio in cui sentiamo che Mosè appunto invoca il Signore e gli dice: Signore, non stare lontano dalle vicende umane, cammina con il mio popolo, cammina in mezzo a questo popolo perché ne ha bisogno. E certamente quando Mosè faceva questo tipo di invocazione a Dio, a Yahweh, nell'Antico Testamento, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno Dio si sarebbe fatto così vicino al punto tale da diventare carne e ossa, venendo qui sulla terra attraverso l'incarnazione del Figlio. Ecco, per quanto gli ebrei nutrissero questo particolare legame con Dio e vivessero la presenza di Dio in mezzo a loro, non avrebbero mai potuto pensare ad un Dio che si coinvolge e si compromette così tanto nella storia da diventare uomo e camminare realmente con l'uomo. Ma perché Dio ha voluto realizzare questo progetto? Dio avrebbe potuto rimanere al suo posto, e invece perché ha scelto di sbilanciarsi così tanto mandando il Figlio a condividere realmente le vicende di noi uomini? Ecco, il Vangelo di oggi ce lo dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Perciò, se avvertiamo la presenza di Dio, se lo invochiamo, ecco, non invochiamo un Dio che è venuto a complicarci la vita. Non stiamo invocando un Dio che è lì con il dito dell'accusatore puntato contro di noi. No, Egli è venuto, viene per darci una mano, per sostenerci, per farci capire che non siamo in questo mondo così per caso, e non siamo condannati alla morte per sempre, cioè anche tutti gli lutti, le sofferenze, i fallimenti che viviamo in questa vita non hanno mai l'ultima parola. Questo Dio viene a dirci che ogni lacrima che versiamo in fondo avrà un senso nella sua provvidenza, e viene a dirci che ogni sorriso che facciamo ha uno scopo. Viene ad allargarci lo sguardo, viene a sollevarci, viene ad aiutarci. Ma se Gesù è venuto per aiutarci, lo ha potuto fare proprio perché ha camminato in mezzo a noi.
Quando si vuole dare una mano a una persona, ci si sporca le mani per quella persona là. È facile aiutare una persona dicendo io me ne sto in poltrona, tu fa. No, Gesù ha camminato con l'uomo, con l'umanità. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la festa della Trinità che celebriamo oggi? Beh, c'entra perché noi oggi celebriamo nel mistero della Trinità un Dio appunto che non se ne sta da solo, che non se ne sta là da qualche parte a guardare a distanza le vicende dell'uomo, ma celebriamo un Dio che è famiglia, un Dio che è relazione, un Dio che è continua ricerca di comunicazione con l'umanità. E in effetti Trinità significa comunione, significa desiderio di relazionarsi, significa desiderio di costruire una dinamica al plurale, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio nella sua identità, nel suo essere profondo, è voglia di stare con gli altri, ossia con l'uomo. E allora noi celebriamo questo Dio, un Dio che è comunità in se stesso, che è relazione, e celebriamo anche un Dio che non è immobile, impassibile, ma un Dio in continuo movimento, un Dio che ama camminare e correre. La filosofia greca, da cui deriva molta parte anche della nostra cultura, del nostro pensiero occidentale, immaginava Dio come un'entità immobile e ferma, statica. Sapete perché? Perché dicevano, se qualcuno si muove, vuol dire che sta cercando una condizione migliore per sé e quindi non è perfetto. Se cerca qualcos'altro, vuol dire che non è già contento, vuol dire che non è già soddisfatto, quindi non è perfetto, dicevano. Allora, se Dio è perfetto, e Dio non può non essere perfetto, ragionavano, no? Perché la filosofia greca è molto puntigliosa. Ecco, se Dio è perfetto, dicevano, non ha bisogno di muoversi, non ha bisogno del cambiamento, deve essere un Dio immobile. Bene, Gesù, seconda persona della Trinità, è venuto, ha mandato all'aria questo teorema, è venuto a rivelare un'idea molto ma molto diversa di Dio. Per Gesù, come per Mosè nell'Antico Testamento, Dio è un Signore che cammina insieme con l'uomo, con l'umanità. Di più, anzi, potremmo dire che Dio, ce lo ha rivelato la vita terrena di Gesù, è un padre che segue con premura le vicende dei suoi figli e sta loro accanto. E Gesù stesso è un Dio che cammina, che percorre insieme agli uomini, che ha percorso 2000 anni fa le strade polverose della Palestina e percorre anche oggi, 2000 anni dopo, le strade non meno tortuose, difficili della nostra vita, del nostro mondo. Un Dio che si inoltra nei sentieri del cuore umano, ne condivide i dubbi e le angosce, le gioie e le speranze, che vuole salvare ad ogni costo l'uomo dal male e dalla morte. Infine, lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, è il segno che questo Dio non ci ha accompagnato solo per un breve periodo della storia, quando Gesù si è fatto carne, ma ci accompagna sempre. Lo Spirito Santo, come abbiamo detto in questo tempo di Pasqua, è il Consolatore, che ci sta vicino nelle fatiche e ci dà sempre una mano per illuminarci nelle scelte. Un Dio, quello cristiano, allora, totalmente differente da come lo immaginavano i filosofi greci. La perfezione del Dio cristiano, allora, è l'amore. In questo sta la perfezione di Dio, del Dio di Gesù Cristo. E l'amore è movimento, è ricerca di relazione. L'amore non sta mai fermo. L'amore tenta tutte le strade per incontrare l'altro o l'altra. Non si arrende davanti alle sofferenze, non si accontenta di nessuna gioia, ma ne cerca sempre di più grandi. Il Dio dei cristiani guarda gli uomini con l'occhio partecipe, con l'occhio con cui ci guarda il papà, la mamma, il nostro fratello, la nostra sorella, che avverte intimamente quanto sta accadendo a chi gli sta vicino. Non c'è nulla di più lontano da Dio dell'indifferenza, non c'è nulla di più vicino a Lui dell'amore. In questo senso Gesù è venuto a salvare gli uomini, perché ha rivelato
il volto vero di Dio, ha portato sulla terra Dio che è amore. Insieme vogliamo ora rinnovare la nostra professione di fede, che è una preghiera, un testo antichissimo che risale ai primi secoli della Chiesa e nella sua scansione, come la ripeteremo adesso, è perfettamente un testo trinitario, in cui noi affermiamo che il nocciolo della nostra fede è credere in Dio, credere in Gesù Cristo e credere nello Spirito Santo. Le tre cose non possono stare una senza l'altra. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede professata in tutte le chiese che sono nel mondo e noi la proclamiamo ancora una volta in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo Dio Padre per mezzo di Cristo, nella forza dello Spirito Santo, con preghiera fervente e grata, per essere resi partecipi di un amore così grande. Diciamo insieme: Signore nostro Dio, ascoltaci. Signore nostro Dio, ascoltaci. Dio Padre, Tu hai tanto amato il mondo da darci il Tuo unico Figlio Gesù. Concedi a tutti gli uomini di riconoscerlo e accoglierlo nella propria vita come Dio e Salvatore. Noi Ti preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Dio Figlio, fatto uomo, crocifisso, morto e risorto per noi e per la nostra salvezza, radunaci nell'unità della Chiesa con l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo. Noi Ti preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Dio Spirito Santo, Ti affidiamo tutti i popoli, in particolare quelli colpiti da calamità, guerre e persecuzioni. Apri il cuore degli uomini all'accoglienza, alla carità e a promuovere opere di pace. Noi Ti preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Santissima Trinità, origine della vita e della bellezza del creato, Ti affidiamo la nostra comunità. Guida i nostri progetti, i nostri apostolati e la nostra opera di evangelizzazione nella fede, nella speranza e nella carità. Noi Ti preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Tutto Ti presentiamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Sei Tu, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te. Presentiamo a Te, perché
domanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceverà da noi questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, Signore. Su questi doni che ti presentiamo, consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quando hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e Signore nostro. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Beniamino, i diaconi, i presbiteri e tutto il popolo santo di Dio. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, la Beata Madre Clelia Merloni, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Padre e il Figlio ci fanno dono del loro Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con tutto il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen. Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare tu, la stella sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come e il dove sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu, quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, la stella polare è tu, al centro del mio cuore ci sei solo. Prima di concludere, brevemente qualche avviso per la settimana che abbiamo davanti. Ricordiamo sempre l'appuntamento libero con la preghiera per le vocazioni del giovedì. Ce n'è bisogno, vista l'indifferenza generale ormai sulla tematica della vocazione. Agli incontri che Don Vittorio aveva fissato per i ragazzi e i giovani, che manifestavano il desiderio appunto di consacrare la vita al Signore, non si è presentato nessuno come era prevedibile. Ecco, la nostra preghiera, io credo, non debba essere quella di dire suscitiamo, come dire, che ci siano vocazioni come ce le aspettiamo noi, ma preghiamo, Signore, che tocchi il cuore intanto delle persone, che li renda, come dire, consapevoli dei bisogni, anche che stiamo vivendo una Chiesa che sta cambiando, che dovrà cambiare, che dovrà accettare delle sfide di cambiamento per il futuro. E quindi che comunque che parta un po' una riflessione sul tema della vocazione, che cos'è la vocazione, di quale missionarietà c'è bisogno oggi per la nostra Chiesa, se possiamo ancora auspicare che ci sia la bellezza di chi fa delle scelte forti. Ecco, di far partire un po' una sensibilizzazione su questo tema, perché certamente ragionare come dicendo 50 anni fa era così, 50 anni fa era colà, 50 anni fa il seminario era così, era colà, non ci porta da nessuna parte. Credo dobbiamo pregare per le vocazioni, ma intanto con lo sguardo di fiducia verso il Signore, perché il Signore non abbandona ovviamente la sua Chiesa, ma anche con uno sguardo aperto e di futuro, pensando sempre che cosa ciascuno di noi, che cosa io posso fare nel mio piccolo per questa Chiesa. Sabato la Chiesa ricorda, sabato 13 giugno, la Chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. Alla Pieve ci sarà, come la tradizione, la benedizione dei bambini, sia al mattino che al pomeriggio.
Invitiamo a informarsi sugli orari. Sabato e domenica alle ore 17 celebriamo il battesimo di alcuni bambini. Domenica prossima c'è un'altra solennità. Sarà la solennità del corpo e del sangue di Gesù Cristo, il Corpus Domini. Quest'anno non ci è possibile fare la processione eucaristica del giovedì sera. Possiamo tuttavia prenderci del tempo in settimana e recarci in chiesa per un attimo di adorazione. In settimana Don Vittorio inizierà la benedizione non delle case, ma delle vie e delle contrade. Il programma lo trovate nella terza pagina del foglietto degli avvisi. In sintesi, allora martedì sera sarà in via Campanile, via Pagode e poi in via Busetta. Mercoledì sarà nella zona dei Portinari, giovedì sarà nella zona della Vignaga e venerdì sarà nella zona Zoccolari e Cantenea. Come già annunciato, il parroco viene laddove viene, cioè si reca sul posto laddove viene invitato, e quindi è necessario pertanto che qualcuno che rappresenta un po' la via o la contrada si metta in contatto personalmente con lui. Per quanto riguarda la visita agli ammalati, noi attendiamo sempre che l'invito da parte dei familiari, volentieri ci richiamo a trovare chi abbia bisogno di un conforto, chi desideri confessarsi e comunicarsi. Come già risaputo, il Grest per i ragazzi delle medie si farà. È già partita la macchina organizzativa, l'abbiamo presentato giovedì in chiesa, una riunione molto entusiasta e partecipata. Le iscrizioni sono già iniziate. Da ieri pomeriggio abbiamo diffuso un modulo online per iscrivervi. Sul foglietto trovate appunto indicate queste modalità per l'iscrizione, che è solo online. Vi dico già che già ieri pomeriggio ci sono state un sacco di iscrizioni, per cui comunque chi ci sta pensando, ecco, lo invito ad affrettarsi, perché credo che tra pochi giorni dovremo comunque valutare quanto tenere aperte ancora le iscrizioni. Rivolgiamo un appello alle persone sensibili della comunità. Può anche essere, visto il periodo di ristrettezze economiche, che qualche famiglia magari faccia fatica anche a iscrivere il proprio figlio all'esperienza del Grest. Allora, con tutta la libertà e nell'anonimato, chi può e vuole dare anche una piccolissima offerta per magari per poter sostenere quelle famiglie che faranno un po' di difficoltà appunto a far vivere ai loro ragazzi questa esperienza, può consegnare la propria offerta in canonica o consegnarla direttamente a Don Vittorio o a me. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convitto eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica, vi custodisca, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate e restate nella pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata e buona domenica. Grazie. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
salverà.